Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Marco dai banner pubblicitari ha appena scoperto di necessitare di nuovo detergente intimo per l'igiene intima. Non l'ho mai cercato, però vabbè. Mai cercato. Sempre la ricerca del detergente intimo perfetto, Marco. Non cerca altro su internet. Sneakers e detergenti intimi. Cos'è che è venuto fuori? Una scarpa, giustamente. Ti ho detto, cerca detergenti intimi, Pedro, e scarpe, ma la pulizia prima di tutto. Pulire le scarpe non si deve mettere sui piedi. No. Va bene, siamo qui per ricordarvi che il 17, ragazzi, di questo mese, esce una collab fantastica. Nike con SpongeBob SquarePants per i 20 anni del cartone animato, della serie animata. Esce una collaborazione sulla serie delle Kyrie. Bellissima, a me piace stupenda, molto, coloratissima. Coloratissima, sono 5 modelli, giusto? Sono 3 Kyrie 5 e 2 Kyrie 2 Low. 5 tipi di colorazione diverse, diciamo, 5 colorway diverse, 5 concept diversi che adesso vi illustriamo. Escono il 17 di agosto. Sembrano che uscirà sull'app Sneakers, ma soprattutto sicuramente adesso proprio il 100% confermato sul sito di Footlocker, perché sono proprio nella release calendar di Footlocker, quindi se siete interessati il 17 agosto mi raccomando. Vi diciamo le 5 colorway. La prima colorway è delle Kyrie 5 SpongeBob SquarePants, questa qui la vedete in immagini, gialla con la suola in gamma, rosso bellissima, ispirata appunto a SpongeBob SquarePants, alla spugna. Abbiamo anche quella che è probabilmente la mia preferita, quella di Patrick, quella un po' più sobria. Kyrie 5 Patrick Star, anche qui in immagine, c'è questo, diciamo, il top in questo rosa super fluo. E la midsole è ancora più fluo, questo verde, sì, bellissimo, mi piacciono tantissimo. Pedro, ti piacciono? Sì. Piacciti un'altra, a te. Quella è Mr. Crab. Esattamente, infatti poi abbiamo le Kyrie 2 Low Mr. Crab, come vedete in immagini rosse, verdone, verde smeraldo e diciamo oro con la suola azzurra, appunto ispirate a Mr. Crab. Un'altra Kyrie 5 molto bella questa, piaceva al para. Le Kyrie 5 Squidward Tentacles, azzurrine, questa qui un po' più sobria, con la scritta Nike dietro, oro, azzurro e verde acqua. Bella, molto bella, ispirata appunto a Squidward Tentacles. E l'ultima, l'altra Kyrie 2 Low, quella di Sandy Cheeks, bianca e grigia con il motivo floreale col fiorellino che lei porta appunto. È molto bella, mi piace. Hanno tutte dei richiami ai personaggi molto fatte, molto bene, molto la collab bellissima. Non vedevo una collab di questo tipo, quindi veramente con questo un concept studiato così bene. D'altronde Kyrie comunque ha sempre, no è vero, c'è sempre sulle sue sneaker ha sempre fatto dei concept molto molto interessanti. Nulla da dire, la mia preferita è quella di Patrick, la tua? Mr. Crab come Pedro. Il para è qual è il para? Ah, la Squidward un pochino più sobria come Mr. colore. Mr. Crab perché addirittura c'è la parte verde, perché lui è attaccato alla, sì, alla sgracchia, c'è la parte verde che simboleggia appunto il suo attaccamento ai soldi, al denaro. Al vile denaro. Bene ragazzi, qui sotto vogliamo sapere se è una collezione che vi interessa, una collab che vi interessa, se proverete a prenderla. Come detto, 17 agosto, mi raccomando. Fate sapere qua sotto nei commenti e vogliamo sapere qual è la vostra preferita. Anche se non la prendete, avrete una preferita, dai. Un personaggio preferito. Personaggio preferito, avete mai visto la serie? Qua sotto nei commenti, fatecelo sapere. Ciao ragazzi e alla prossima. Buon Ferragosto. Ciao. Buon Ferragosto. Ciao.